davanti a casa di Giada. Ciao Giada, stiamo davanti a casa sua e non so perché in realtà. Adesso avanti. Ciao, ciao, piacere. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che sarà un video stra speciale, figo, divertente, commovente, divertente. Perché, come avrete letto dal titolo, andrò a fare una sorpresa a Giada. Per chi non sapesse chi è Giada, tipo, io e lei ci sentiamo. Solo che c'è un piccolo problemino, cioè che io abito a Trento e lei abita a Bergamo, non ci siamo mai visti. E tecnicamente ci dovevamo vedere a settembre, che c'è il raduno di Milano. Però, la settimana scorsa, io e una sua amica che si chiama Alessia abbiamo deciso appunto di organizzare una sorpresa. E vi giuro, ve lo giuro che lei non se lo aspetta neanche, neanche ve lo giuro. Infatti sarà una figata perché veramente non ha la minima idea. E invece oggi vado a Bergamo e domani le faccio la sorpresa. Ah, non vedo l'ora! Sono venute addirittura due mie amiche ad aiutarmi perché io faccio schifo a fare la valigia. Rimarrò oggi è mercoledì, quindi parto oggi, arrivo stasera e torno a casa lunedì. Oh, guarda qua. Che bel ragazzo! Raga, sono ovviamente in ritardo e non devo pigliare il treno. Ho vado a Verona, però non so dove devo andare adesso. Devo prendere il Flixbus per andare a Bergamo. Ce l'ho tra tipo un'ora e non so dove andare. Speravo di non perderci. Raga, a Trento mi hanno fermato un paio di persone per fare le foto e quelle cose, TikTok. Spero che non li pubblicano, perché se Giada vede che sono in viaggio con la valigia si fa sicuramente qualche idea. Ciao, grazie, arrivederci. Grazie. Raga, sono arrivato a Bergamo, sto sclerando, adesso arriva Alessia, ho ansia pure di incontrare Alessia. E ecco, così impari. Ok raga, noi siamo sotto casa e ho appena cioè, mi ci è voluto ore. Però ho appena realizzato che sono a Bergamo. Sono a 3 minuti di macchina. 3 minuti di macchina da casa di Giada, cioè ci rendiamo conto. Muore adesso. Sì. Cioè per mesi sono stato a 200 km e adesso non sono neanche a uno. E oh mio Dio, non posso neanche dirglielo. Non ce la faccio. Raga! Non ce la posso fare. Alessia, non ce la posso fare. No, non ce la puoi fare. No, stanotte andiamo sotto casa sua. Certo. Sì? A posto. Okay. Raga, lei sta facendo la torcia, raga. Siamo davanti a casa di Giada. Ciao, Giada. Siamo davanti a casa sua. E non so perché in realtà, però siamo venuti davanti a casa sua adesso. Ah! Comunque, raga, tranquilli che noi due siamo consapevoli che siamo pazzi. Un po', Siamo degli stalker di merda, c'è lei lì che sta dormendo. Facciamo i seri. Adesso. Allora ragazzi, mi sono appena svegliato, sto tipo morendo, sono bolle 10. Tu che cazzo stai facendo? Oh, la luce del sole! Allora, noi dovremo iniziare a prepararci. Ok. Noi dovremo iniziare a prepararci perché appunto sono le 10 e Giada arriverà circa verso le 2. Cioè lei va... Poi vi spiego come facciamo la sorpresa, però io la vedrò verso le 2. Non ho dormito niente, raga, sono troppo nervoso. Ah! Raga,
anche ansia. Per lei più che altro. Mi muore qua. Fidati! Ok, raga. Tra poco arriva Giada. E mi sto sistemando un pochino. Oh mio Dio, ci credo. Ok raga. Calmati. Ok raga, sta arrivando. Oh mio Dio, sta arrivando. Io mi nasconderò qui e lei entrerà dalla porta e gli farò uno spavento, tipo. Il cellulare è abbastanza visibile, quindi devo far veloce. Ci sei. Io metto così. Te lo aspettavi? No. Sei felice? Ok. Smetta di prendere me. Trovi nel vlog. Fanculo te quel bambino che fa così. Bene, questo era il video. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete like, commentate, iscrivetevi al canale, condividetelo con gli amici. Vi lascio i suoi social e i suoi social nella descrizione. Un bacio. Un bacio.